piano. Qual è la prima fila? Da lì. Inizia qua. Questa è la prima. Questa è la seconda. Qua stai tra due file. Mm-hmm. Eccolo. Il progetto Eva è nato ovviamente in conseguenza del terremoto ed è uno degli aspetti di quello che noi chiamiamo ALMA. E ALMA sta per abitare, lavoro, memoria e ambiente. Quindi Eva, diciamo, è uno degli aspetti della nostra idea legato all'abitare. Abitare quindi inteso come riappropriazione del territorio collettiva, come recupero dello stare insieme rispetto al terremoto, è una forma di autodeterminazione che abbiamo messo in atto, cioè abbiamo deciso di non lasciare che fossero altri a decidere della nostra vita, quindi dove dovessimo andare a vivere, con chi, perché e come. Eva funziona così. Ad Eva, quindi alle abitazioni, quindi al villaggio autocostruito, hanno avuto accesso coloro i quali in prima istanza nel paese di Vescomaggiore avessero perso la loro casa con il sisma. Al di là dei peschiolani che hanno avuto accesso, poi il discorso si è allargato a tutte le persone che nel cratere sismico avessero bisogno che condividessero un minimo la linea generale di una vita alternativa, insomma. Queste case appunto sono con struttura in legno e tamponature in balle di paglia, sono un po' un simbolo per noi, simbolo di quello che siamo capaci di fare, di quello che siamo capaci di fare non solo da soli, ma insieme a tantissime persone che sono venute a trovarci, ad aiutarci. Quindi ogni volta che mi giro intorno vedo le mani di tutte le persone che sono passate, perché effettivamente ognuno ha dato un suo contributo. Ma nessuno. Questa è la scuola che stiamo cercando di riprenderci, quella famosa che hanno fatto. Questo è uso civico. Ma questa infatti volevo non fare è, un intervento. Cioè, non si può entrare. Allora, questa noi ci siamo già entrati, cioè, abbiamo fatto il campo durante la costruzione all'inizio, i primi mesi dopo il terremoto, abbiamo fatto il campo qua dietro. Mm. Siamo entrati con i paesani, l'abbiamo iniziato a pulire, cioè abbiamo fatto un paio di attività del progetto sulla memoria del paese. Piano piano abbiamo fatto ristillato la cosa e quello è un bene di tutti, ci dobbiamo ripigliare. Ma non c'è nessuno di voi che si occupa del lavoro interno al villaggio? Cioè, io, Ludo, sì. E Piero. Quindi non c'è nessuno dedicato, cioè, perché voi oltre a questo fate anche altro. No, appunto. Mm. Non facciamo altro perché non sarebbe possibile sostenere. Cioè. Andare avanti la
l'aspetto sia tecnico, pratico, della costruzione, l'affinamento di tutto quanto quello che sono le cose che servono, come la cambiatura elettrica che abbiamo visto quest'estate, o appunto i pannelli per l'acqua calda. Voi con la produzione agricola riuscite a arrivare a un sostentamento? No. No. Non ancora. Madonna, siamo partiti. È cresciuta. Questo. Madonna mia. Me la ricordavo molto più piccola. Possibile che in un anno... Poi è un flash mio. Sì. Okay. Perché da 2 anni... Stanno scavando. Stanno facendo un buco. Stanno scavando in profondità. Sì. Ok. Fa un casino e la Madonna fa una polvere, non puoi capire. In più, cioè i camion sono pericolosissimi. È fallito. Se dice montare l'alluminio, frullatore, un paio di guanti, un paio d'occhiali. Siamo col secondo tentativo col vetro, no? Col vetro è andata bene. Ma qui è il nostro piccolo, insomma, ci siamo impegnati e beh, qualche risultato si sta ottenendo. Stiamo portando avanti numerosi progetti che riguardano soprattutto il paese, oltre che noi stessi. Stiamo cercando di riattivare nel nostro piccolo, in tutti i nostri difetti, un po' di agricoltura, quindi lo zafferano, il grano solino, il farm, ha fatto un piccolo frutteto. Ma più che progetti, però parliamo anche del fatto che qui è un bellissimo porto di mare, un posto sperduto, viene tantissima gente, c'è un incontro, un confronto. Creare un habitat del genere, credo, in un territorio da ricostruire sia molto importante. Vedete, questa è la nostra fogna. Queste sono Phragmites australis, che sono delle canne che abbiamo piantato in questo letto di ghiaia. Qui ci arrivano le fognature praticamente dell'ecovillaggio, per quello usiamo i saponi naturali, quelle cose che abbiamo fatto l'altro giorno. E qui che succede? Arriva l'acqua sporca e queste piante fanno una bolla d'aria. La loro funzione sostanzialmente è pompare l'aria dentro. Tenendo conto che poi queste canne di bambù sono anche un ottimo materiale edile, adesso ci vorremmo fare tutte le coperture in futuro per le nostre case. Quindi praticamente ecco l'idea della multifunzionalità che è molto importante. L'acqua da problema diventa una risorsa, cioè la riutilizzi tutta, crei un sistema bagno, impianto di fitodepurazione, orto in sequenza e soprattutto in discesa, quindi a caduta, quindi non hai bisogno di la gravità che ti dà l'energia. E in più c'è del materiale edile e in più hai fatto anche una cosa, insomma, gradevole esteticamente. Immaginiamo che qua ci fosse stato un depuratore con una pala meccanica che girava.
Quando sono venuto qua, non vediamo da entrare in una casa, dicevo. Primo che ha partecipato al tuo progetto sono stato io di Pesco Maggiore, perché gli altri non sono nessuno di Pesco Maggiore. Qua, come riguarda la muratura, l'intonice e tutto quanto, non è che lo sanno fare i ragazzi, non l'hanno mai fatto. L'agricoltura l'hanno fatta mai? No. Tutto quello che riguarda qua tra l'agricoltura, il montaggio delle case, tutto quello che riguarda dentro, più o meno io lo sto a spiegare io, ragazzi. Molto lo stanno a imparare. Ancora non è facile imparare queste cose. Io ci sono vissuto da quando sono nato. Io all'epoca che sono nato lì non esistevano trattori. E lo disse a questi ragazzi, io devo fare l'agricoltura o devo costruire case. O a uno, non lo so. Mettilo uguale. No, per non mischiarlo con quell'altro, hai capito? Casomai quando se niente. Certo, non lo devi mischiare, mi raccomando. Due terre diverse. No, perché così dobbiamo vedere come viene questo e come viene quello, no? Giusto. Non si deve mischiare. Giusto. No, per quello sto a dire. Questo modo semina Fernando, quello di Fernando lo mettiamo da parte, quello nostro lo mettiamo da parte, per non mischiarla, capito? Perché dopo avesse che. Volevo scaricare pure quell'altro che ci cave, che dici? Io mi raccomando. Non devo preoccupare. Fallo come se fosse quello nostro, lo semini, però non è, cioè, ha un campo diverso. Ok. Quando si andava a seminare la campagna, i nostri ragazzi non l'hanno mai visto, ma io l'ho visto come si lavorava con le vacche. Praticamente la campagna non si chiamava come mo arare, si chiamava scrivere. L'aratura di una volta non era aramo con gli trattori, ari. Si chiamava scrivere perché sulla terra che sta in montagna ci stavano le pietre, e allora tu, per esempio, che facevi? Dovevi evitare la zeppaglia. Zeppaglia era una roccia. La semina, io la stengo a fare con gli spandicuncime. Lo spandicuncime è come se facessi una semina a mano. E quella è come una semina antica. Credo di aver fatto bene a venire qui. Come una cosa mi porterò nel cuore. Vada come vada, andrò via dall'Aquila a testa alta questa volta. In questi anni ovviamente ho continuato a fare il giornalista e ho constatato una cosa. Ecco, cosa fa notizia? Io ero dentro notizia, per così dire, fino al collo. Non è mai successo che è crollato un capoluogo così grande. Quello che proprio non fa notizia, che a me questa cosa un po' mi fa male, che non dico Pesco Maggiore, ma decine e decine di borghi medievali, che sono degli scrigni preziosi, vengono ignorati. Questo progetto Eva, qualcosa l'ha sortito, nel senso di la gente veniva qua, diciamo sempre, andate a vedere questi paesi, cioè rendetevi conto, siete venuti a vedere la paglia, beh, andiamo a vedere pure la pietra. Facciamo un po' di turismo delle macerie, dai. Ecco.
qua ci riportano i volontari? Sì, più altro cerco di portarci i colleghi giornalisti, ma non gli interessano. La quella gli interessa solo per le inchieste giudiziarie o per, non so, qualche inaugurazione. Ma sai che ci siamo abituati alle macerie, questo è il problema. Il mio sarà un discorso un po' romantico, paradossale, però se si deve parlare di ricostruzione, questo va ricostruito e basta, sostanzialmente. Poi certo sarebbe una fase transitoria in cui, vabbè, ben vengano i MAP, il progetto case, insomma, dove fa stare la gente. Ma questo era il valore che ci avevamo. Secondo me non erano paesi bellissimi, ce ne stiamo anche scordando di quanto erano belli. Secondo me non è solo una tenuti, curati. Romantica. Tu immagina queste cose con tutti i vasi coi fiori, le cose, c'è cioè un clima unico. Non lo so, che facciamo le periferie in montagna, senso? Non lo so. A me quello che dici mi fa più paura, non da un punto di vista romantico, ma è ancora peggio, perché praticamente il problema non è tanto solo, come si voglia dire, un'emozione, una sensazione, una suggestione rispetto a quello che era, ma è proprio che si perde l'identità completamente. Ah, quindi è bella sedere. C'è una pianta che si attacca comunque, che resiste. Dovremmo imparare dall'edera. Non pare che rispetto all'anno scorso c'è il paragone, no? Com'era l'anno scorso? Scarso. Due fiori al giorno, tipo. Pigliavamo. Di quanti fiori hai preso? Tre. Tristezza, tanto triste. Cioè, questa base. Così, Tre oggi. Manco un risotto per noi. 400 euro te li fanno pagare corsi di zaffa. Cioè, per fare questo che stia a fa tu. Mi hai chiamato un altro giorno. Senti, noi vorremmo venire questa settimana a trovarvi, vabbè, qua lei ci ha messo d'accordo. Poi sai, c'è una mia amica che è interessata a imparare lo zafferano. Però le hanno chiesto 400 euro. Da voi quanto costa? Solo 300. No, veramente niente. Dai una mano. Poi non è che siccome vieni a cogliere i fiori gli ho detto ti impari a zafferano, cioè nel senso. Cioè, ma impara che vai a lavorare praticamente. Fa quello che sta e dai 400 sta euro. Fa tutti. Io lotto per il salario minimo, capirai, questi stanno avanti. Per i datori di lavoro il salario minimo.